Noi abbiamo avuto tre grandi ondate di progresso tecnologico. Un primo è di macchine meccaniche, come ad esempio il telaio meccanico che fu introdotto alla fine del Settecento e che ha modificato completamente la struttura della produzione tessile. Poi abbiamo avuto le macchine elettromeccaniche, l'automobile, la ferrovia. E ora abbiamo una terza ondata che è l'ondata digitale. E sta per arrivare l'ondata dell'intelligenza artificiale. Ognuna di queste ondate ha sostituito il lavoro umano. Prima ha sostituito il lavoro più pesante, quello più pericoloso, più noioso, più faticoso. Poi ha sostituito il lavoro degli impiegati e ora con l'intelligenza artificiale sostituirà anche una parte del lavoro che chiamiamo creativo. Quindi la trasformazione è stata totale, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro. Mentre le macchine meccaniche e le macchine elettromeccaniche hanno sostituito una parte del lavoro umano, ma ne hanno creato molto di più, le macchine digitali e l'intelligenza artificiale distruggono più lavoro umano di quanto ne creano. Questo è un aspetto positivo, perché significa che gli esseri umani hanno imparato a produrre più beni e più servizi con meno lavoro, con meno fatica umana. E è un fatto positivo se si ridistribuisce la ricchezza creata meccanicamente e se si ridistribuisce il lavoro. Per esempio in Europa la Germania ha ridotto notevolmente l'orario di lavoro. Un tedesco mediamente lavora 1.400 ore all'anno. L'Italia invece lavora, un italiano lavora 1.800 ore. Perciò in Italia la disoccupazione è del 12%, mentre in Germania è del 4%. La sfida maggiore è quella di ristrutturare il lavoro in base alla tecnologia, al progresso tecnologico. Il progresso tecnologico è molto più rapido della riorganizzazione del lavoro, per cui abbiamo già la possibilità di lavorare di meno e di lavorare meglio e soprattutto di lavorare in modo destrutturato. È possibile ormai fare a casa gran parte del lavoro che andiamo a fare ogni giorno in ufficio, quindi c'è un ritardo della dimensione organizzativa rispetto alla dimensione tecnologica e questa è la sfida del prossimo futuro: ridistribuire il lavoro, ridistribuire la ricchezza che si crea con il lavoro, ridistribuire il potere, ridistribuire il sapere, ridistribuire le opportunità e ridistribuire le tutele. Sono le grandi sfide che ci aspettano nel prossimo futuro. E dipende molto dal tipo di lavoro. Noi abbiamo tre tipi di lavoro: un lavoro prevalentemente fisico, il lavoro dell'operaio per esempio, un lavoro intellettuale ma di tipo esecutivo come quello dell'impiegato e poi il lavoro creativo che è il lavoro degli scienziati, è il lavoro degli artisti, è anche il lavoro dei liberi professionisti, è anche il lavoro dell'artigiano. Nel caso del lavoro esecutivo, dell'operaio e dell'impiegato bisogna ridurre il più possibile l'orario di lavoro perché non è possibile misturare il lavoro con il gioco e con lo studio. Nel caso invece del lavoro creativo è possibile coniugare, mettere insieme lavoro, studio e gioco, cioè trasformare il lavoro in ozio creativo. E in questo caso naturalmente occorre molta saggezza. Dunque, noi spesso per la parola ozio intendiamo pigrizia, cioè non fare nulla. Io sono molto contrario a questo tipo di ozio, perché è un ozio dissipativo, un ozio che porta alla nevrosi, che porta alla depressione. Invece esiste un tipo di ozio in senso greco e in senso romano, che significava far fare il lavoro pesante agli schiavi e fare invece gli uomini liberi fare soprattutto lavoro creativo, lavoro politico, lavoro culturale. Oggi invece degli schiavi abbiamo i robot, abbiamo le tecnologie, quindi è possibile oggi fare noi esseri umani
soltanto attività creativa e delegare ai robot il lavoro esecutivo. Per questo occorre però una rivoluzione mentale che è solo agli inizi, ma sicuramente prima o poi finirà per trionfare. L'ozio non sparisce mai, perché gli esseri umani non sono fatti per lavorare. Gli esseri umani sono fatti per creare e per procreare. Il lavoro in senso tradizionale è un castigo biblico contro il peccato originale, ma noi non abbiamo bisogno di riscattarci da nessun peccato, perché il peccato di Adamo non ci riguarda. Noi siamo liberi da quel peccato. Noi abbiamo il dovere di essere felici. Per essere felici bisogna fare un lavoro umano, libero, un lavoro intelligente. Non è umano il lavoro se non è intelligente e se non è libero. Noi abbiamo il dovere di far fare tutti i lavori non intelligenti e tutti i lavori non liberi, di farli fare agli schiavi meccanici, cioè alle macchine. E questo oggi è possibile. In complesso, la rivoluzione tecnologica è stata un grande aiuto per gli esseri umani. Noi oggi lavoriamo molto di meno, viviamo molto più a lungo, l'umanità è molto più numerosa. Quando sono arrivate le macchine, alla fine del Settecento, l'umanità era composta da 800 milioni di persone. Ora siamo 8 milioni. C'è stato uno sviluppo umano enorme. La vita media era di 40 anni. Adesso la vita media nei paesi industrializzati è di 80 anni. Abbiamo la possibilità di muoverci, abbiamo la possibilità di istruirci, quindi la società industriale ha portato un grande vantaggio per i paesi industrializzati, ma la società industriale è stata un grande danno per i paesi colonizzati, perché la società industriale si basa sull'idea liberale. E l'idea liberale crea differenze tra i ricchi e i poveri, allarga sempre di più le distanze tra i ricchi e i poveri. Quindi noi dobbiamo sostituire una economia basata sulla concorrenza con una economia basata sul dono e sulla solidarietà. La felicità, come ha detto Carlo Marx, consiste nel rendere felici gli altri. Più persone noi rendiamo felici, più siamo felici noi. Per cui bisogna imparare a rendere felici gli altri, a renderli felici attraverso l'amicizia, attraverso l'amore, attraverso la bellezza, attraverso il gioco, attraverso la convivialità, attraverso quei bisogni umani che appunto sono capaci di renderci felici. Invece noi abbiamo dato più attenzione al potere, al possesso, ai soldi, alla ricchezza. E questo ci ha reso infelici, perché c'è sempre qualcuno che ha più soldi di noi, qualcuno che ha più beni di noi, qualcuno che ha più potere di noi. E quindi questo confronto ci rende infelici. Ciò che rende felici invece è la soddisfazione dei bisogni radicali, dei bisogni umani. E i bisogni umani, come ho detto, sono il bisogno di introspezione, il bisogno di amicizia, di amore, di convivialità, di bellezza, di gioco.